Il deputato salernitano Simone Valiante propone l'estensione degli sgravi fiscali di cui sono beneficiari gli studenti fuori sede e le loro famiglie anche a chi per motivi di studio è costretto a percorrere distanze inferiori rispetto a quelle dei 100 km prevista dal testo unico delle imposte sui redditi. Un'estensione, spiega Valiante, dovuta in un territorio come quello cilentano ad esempio agli studenti penalizzati dall'inadeguatezza dei trasporti e delle infrastrutture. E questo in sintesi il contenuto di un'interrogazione che il deputato del PD Simone Valiante insieme al collega di partito il salernitano Tino Iannuzzi ha rivolto ai ministri dell'economia Piercarlo Padoan e all'università Stefania Giannini per sollecitare l'ampliamento della platea degli studenti universitari fuori sede che possono accedere alle detrazioni. Sullo stesso argomento Valiante insieme ad altri parlamentari ha inviato una lettera al ministro Padoan e al direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi. Oggi, scrive Valiante, è prevista una detrazione nella misura del 19% entro un limite massimo di 2.633 euro per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un'università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni derivanti da contratti di locazione. Per beneficiare della detrazione sono previste alcune condizioni, tra queste che l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza dello studente almeno 100 km, ma in questo modo restano esclusi coloro i quali, vivendo in aree impervie, sebbene geograficamente più vicine dei 100 km previsti, per condizioni morfologiche dei territori o per inadeguatezza infrastrutturale, impiegano tempi ben superiori a quelli richiesti ordinariamente per compiere 100 km. Valiante si riferisce ad esempio ai territori cilentani sempre più isolati a causa di una viabilità al collasso. Per questo il deputato salernitano propone di introdurre nella normativa che prevede gli sgravi fiscali per gli studenti non solo la condizione della distanza chilometrica ma anche la condizione temporale legata alle difficoltà materiali nel raggiungere le sedi accademiche estendendo il beneficio della detrazione anche a quegli studenti che vivono il disagio temporale.